Allora, Giorgio Girella a Trecchina per presentare un'associazione speciale, un'associazione particolare, però con un'ambasciatrice particolare. Faccio parte dell'associazione La Nostra Africa Onlus di Bologna. L'associazione è nata ben 4 anni fa e da allora abbiamo iniziato a collaborare con la popolazione Masai del Kenya. Il nostro obiettivo è organizzare campi di volontariato in cui i volontari italiani vanno direttamente in Kenya e nell'arco di 15 giorni cercano di sviluppare i progetti. Ad oggi stiamo sviluppando ben 7 progetti in collaborazione della popolazione Masai, proprio per cercare di fare in modo che tutti quanti i bambini possano avere un'istruzione, quindi non più la migrazione dalla savana verso la città, ma bensì poter ottenere un'istruzione nel luogo d'origine, insieme ai propri familiari. Quindi dal 2008 abbiamo iniziato la costruzione delle scuole. Oltre alle scuole, che è stato il nostro progetto principale, è stato quello anche dell'artigianato femminile, in cui le donne collaborano con noi con la realizzazione di bracciali e orecchini tipici locali. E in questa maniera, attraverso microcrediti, le donne aiutano la stessa comunità a poter sopravvivere e avere dei beni per acquistare sia il cibo che anche l'acqua. Giorgio, la scintilla o la famosa lampadina, certo, quando si accende sulla tua testa? Sì, beh, la lampadina si accende quando prende un po' lo spunto da Michelangelo, cioè nella vita non importa quello che si aggiunge ma quello che si toglie. Così diceva Michelangelo, una scultura diventa bella quando riesce a togliere le parti più importanti. Quindi l'importante non è avere, acquisire, ma cercare di aiutare gli altri. Ecco, tu che facevi prima, o diciamo in parallelo, cosa fai? Perché credo che, certo, fai anche altro. Sì, nel senso che io sono dipendente, quindi ho un mio lavoro, tutti quanti i volontari sono lavoratori o studenti e nel tempo libero, nell'arco della settimana o nelle proprie ferie, si ritagliano un momento per poter aiutare gli altri. Quello che colpisce, Giorgio, della tua associazione è la puntualizzazione del progetto, nel senso non progetti di grande respiro, diciamo, che magari possono occupare anche anni e anni, ma bensì cose piccole ma concrete, tangibili, palpabili. Certo, la fortuna o il problema di tutte quante le associazioni è dar un resoconto di quello che facciamo. Ognuno di noi riesce a star bene nel momento in cui si pone degli obiettivi e nel momento in cui si riesce e si adopera per raggiungere questi obiettivi. Più noi riusciamo a essere concreti, sapere esattamente il benefit e le difficoltà che potremo avere nel realizzare questo progetto, riusciamo a comportarci di conseguenza e poi cercare di fare del nostro meglio per riuscire proprio a raggiungere l'obiettivo. La tua è una ispirazione laica, è una ispirazione che viene fuori da alcuni tuoi valori, magari valori cristiani, cattolici o cosa? Certo, la mia è un'ispirazione laica. All'interno dell'associazione la maggior parte dei ragazzi vanno dai 20 ai 40 anni, non è politica e non è religiosa. Ognuno è libero di fare quello che vuole, purché si faccia qualche cosa. Troppi giovani, troppa gente è impegnata a parlare, pochi a lavorare. Anche il logo dell'associazione è proprio quello della mano, quindi noi ci mettiamo la mano, oltre alla faccia ci mettiamo anche proprio le nostre mani. Solo così facendo possiamo capire le difficoltà del fare, le difficoltà nel raggiungere l'obiettivo, ma nello stesso momento anche la grande soddisfazione quando vediamo gli altri felici. Il Mal d'Africa quanto ha influito nella tua attività, nel tuo avvicinarti? Probabilmente ci sarà stato un primo viaggio e poi la necessità di farne tanti altri. Certo, questo è un po' una cosa comune, nel senso che arrivi a un certo punto della tua età in cui cerchi di capire il senso della vita. Dopo magari aver passato degli anni ad accumulare, capisci che poi la tua vera gioia la trovi senza, nel momento in cui tu non hai più nulla, senza avere nulla sei felice. E questa è la grande lezione che ci danno gli africani e ci danno tutte quelle popolazioni che purtroppo cose dipendenti da loro non riescono ad avere e ottenere, come la fame, le medicine e quant'altro per poter sopravvivere. Giorgio, tu a Trecchina nell'incontro che avete fatto parlavi della crisi economica e quindi delle difficoltà anche a sostenere, a donare qualcosa. In parallelo a questa problematica vi è anche una certa sfiducia, magari legata ad alcuni episodi e non positivi, certo, che si sono sviluppati, che ci sono stati insomma in questi anni, che hanno riguardato il volontariato in generale. Volendo essere pratici e concreti, perché questa associazione fa della praticità e della concretezza un po' il suo segno distintivo,
una persona, un trecchinese o della valle qui, che questa sera ha acquistato un oggetto di 10 euro, ecco, vogliamo provare, se possibile, se mi posso permettere, certo, a tracciare il percorso di questi 10 euro fino ai Masai. Chiaro, beh, per noi questa è la cosa più semplice, nel senso che proprio mercoledì sono in partenza con un volo pagato da me, quindi dallo stipendio che prendo da dipendente, vado direttamente in Africa e questi soldi vengono portati direttamente per acquistare il materiale con cui le donne continuano a fare i propri oggetti come collane e braccialettini, quindi hanno una corrispondenza diretta. Solitamente non diamo le donazioni a più mani, più passaggi facciamo, quella è una cosa che sappiamo tutti, e meno soldi arrivano, fare in modo che dall'associazione arrivino direttamente in loco. L'altra cosa, opportunità che hanno avuto i trecchinesi quest'anno, di mandare, inviare una propria volontaria direttamente in Kenya e vedere con i propri occhi, con le proprie mani, cosa succede, che fine fanno questi soldi e capire proprio di persona quali sono le difficoltà nel portare avanti i progetti. Giorgio, in queste ore si sta sviluppando di fatto un gemellaggio tra Trecchino e Bologna. Sappiamo che tu questa mattina hai raccolto delle castagne che verranno poi vendute, verranno date, offerte alla città di Bologna, ai bolognesi, e dall'incasso ne deriverà un'utilità per i Masai. Noi quindi è bellissima questa decisione, questa scelta, ma raccontiamo l'aspetto anche magari più di colore. Sappiamo che tu non hai dormito, sappiamo che questa mattina sei stato catapultato sulle colline trecchinesi, ecco la tua esperienza personale. Certo, beh, tutto parte da una filosofia di vita e una filosofia di pensiero, nel senso che non pensare quello che ci manca, ma adoperarci per fare in modo. Quindi è una cosa più semplice, che può essere una castagna, poter trovare una soluzione. Quindi un piccolo gesto tra amici, anche mezzi addormentati dopo un lungo viaggio, poter arrivare a Trecchina e trovare subito l'ispirazione, grazie alla volontà e al desiderio di tante persone di fare qualche cosa. Vi dico, la cosa più semplice di questo mondo può essere una castagna. E da lì nasce il gemellaggio con l'associazione Amici della Castagna per acquistare i libri che verranno utilizzati poi dai bambini in Kenya. Quindi cercare spunto da ogni singola cosa, non aspettiamoci l'ispirazione, non aspettiamoci di fare un lungo viaggio per capire quello che possiamo fare. Le ispirazioni più grandi ci vengono dagli amici a fianco a noi. Giorgio, tu sei emiliano, nel resto d'Italia essere emiliani, essere della tua terra, significa essere pratici, concreti. C'è un po' questo tuo DNA che è, certo, stato speso in questo progetto, si esalta in questo progetto. Assolutamente sì, però la cosa per noi importante, per quanto io possa essere, diciamo, volenteroso, come tutti lo sono tutti gli emiliani, però da solo mi sono reso conto che non posso fare assolutamente nulla. È per questo che l'associazione mira ad avere persone, cioè volontari, che collaborano con noi. Non è il singolo esaltato che fa qualche cosa finché ce la fa e come poi riuscirà a farla, ma bensì soltanto condividendo con gli altri e supportando tutti quanti, sia il peso ma allo stesso momento anche le gioie dei risultati ottenuti. Quindi non è il singolo che fa, ma bensì la comunità, insieme condividere un sogno con tanti amici. È la prima volta che vieni da queste parti, scendi verso il sud? Sì, assolutamente sì, per me è una grande gioia essere qua questa sera a Trecchina, partecipare alla Seagra della Castagna e poter condividere con tutti voi queste emozioni. Vogliamo dare in conclusione qualche imbeccata, qualche coordinata a chi ci sta ascoltando per contattarvi, per vedere un vostro sito, ecco, se possiamo chiudere con un messaggio in bottiglia a chi ci sta ascoltando. Certo, molto volentieri, se siete stanchi di aspettare l'ispirazione o la chiamata, qualcuno che vi venga a bussare alla porta, potete visitare il sito www.lanostraafrica.it oppure mandarci un'email info@lanostraafrica.it. Mettiamoci in azione, cerchiamo di essere noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, non aspettiamo che siano gli altri a fare qualche cosa. Allora, finalmente conosciamo Annalisa Viceconte. Chi conosce l'Eco l'ha vista già sulle pagine, appunto, del nostro giornale, ora c'è la possibilità di vederla in video. Tra l'altro abbiamo avuto modo di registrare una sua conferenza che si è svolta proprio qualche ora fa qui nella scuola media di Trecchina. Allora, Annalisa, forse mai come in questa occasione hai avuto una difficoltà, perché parlare nel proprio paese è sempre più complicato, se non altro per una questione di emozione, insomma. Sì, senz'altro non è stato semplice, dato che non mi è
Non molto spesso mi ritrovo a parlare di fronte a grandi platee, ad esternare anche le mie percezioni, le mie sensazioni che ho vissuto, mai come questa volta intensamente in Africa, però era mio dovere appunto raccontare quanto percepito in Kenya, anche perché il mio paese ancora prima di partire, senza sapere i progetti che andavo poi a sviluppare e a gestire in loco, mi aveva dato un feedback molto, molto positivo, e quindi era mio dovere e onore raccontargli e dargli appunto una risposta su quanto effettuato nel mio villaggio Masai. A Giorgio abbiamo chiesto la lampadina, quando si è accesa la lampadina sulla sua testa, a te invece qual è stata la scintilla per avvicinarti a questa associazione? Beh, erano diversi anni che avevo già in testa il pallino di voler partire, poi non... Per altri motivi non sono mai riuscita a trovare l'associazione giusta. Finalmente lo scorso febbraio, tramite internet, tramite conoscenze varie, sono venuta a contatto con questa associazione Onlus di Bologna, che mi ha dato la chance appunto di partire con altri 25 volontari e di conoscere un mondo totalmente diverso dal mio e di mettermi anche alla prova e di tornare vittoriosa e più forte di prima. Ecco, ascoltando quanto avete detto nel corso della conferenza, viene fuori un'associazione snella, dinamica, con pochi fronzoli e molta concretezza. Questo è stato un elemento che probabilmente ti ha spinto a continuare, oltre a partire anche a continuare a collaborare dopo. Perché se trovi delle persone volenterose che non si fermano di fronte ai primi ostacoli, ti danno lo stimolo per andare avanti ed avere come obiettivo unico appunto il migliorare il futuro di questi bambini, ed è quello che mi propongo di fare insieme agli altri. Nel corso della conferenza tu hai raccontato anche un po' il tuo lato emozionale, però si notava che ne parlavi un po' e poi subito ti ritraevi, un po' ti fermavi. Tra l'altro c'è una bellissima fotografia che si coglie nell'album delle foto che tu hai mostrato, quando probabilmente si inaugura una scuola, dove si vede un primo piano e io piango. Tra i due occhi si vede qualcosa. Sì, mi sono commossa spesso lì, anche perché sono già una ragazza molto emotiva, poi di fronte a queste situazioni la lacrima scende facilmente. Concretamente, Annalisa, è stato lanciato anche un appello, no? Venite anche voi, partecipate anche voi, datevi da fare anche voi, ma immaginate, guardando insomma, ecco, quelle distese, la savana, le difficoltà, no? Voi avete molto posto l'accento sull'acqua, no? E voglio dire, si immagina anche un po' probabilmente qualche problematica legata all'igiene personale, ecco. Come fa una ragazza, in particolare una ragazza, ecco, a vivere queste ristrettezze? Beh, i primi giorni non nascondo che è stato molto difficile misurarti con poca acqua, 1 litro al giorno da bere, l'altra molto sporca che andava filtrata per poi cucinare, quindi poi la bollivamo, e anche per lavarci. Una doccia la si poteva fare ogni 2 o 3 giorni, e comunque era una doccia al volo con poca acqua, perché poi eravamo in 15 in un villaggio, quindi dovevi stare molto attenta a non sprecare. E quindi questo non sprecare mi ha aiutato a capire l'importanza di un elemento che è senz'altro rilevante, ma che fino a 3 mesi fa non consideravo, quindi acquistavo sempre la bottiglia di acqua Lete o acqua Levissima. Adesso non noto neanche la differenza tra l'acqua del rubinetto e appunto la Ferrarelle, quindi l'Africa serve anche per questo, dai piccoli cambiamenti alle grandi trasformazioni di mentalità. Annalisa, colpiscono gli spazi immensi e si può immaginare la scena, l'idea delle 3 di notte, quando magari c'è il silenzio, quando ci sarà un buio, il buio vabbè è dappertutto uguale, però probabilmente lì è ancora più buio, o no? Lì è ancora più buio, ma la cosa più sorprendente è questo cielo stellato che ho visto solo lì, sembra che le stelle ti siano sopra la testa. Ed è bellissimo, perché ti ritrovi in mezzo appunto alla savana,
poco verde, però in mezzo alla natura. E tu qualche capretto, qualche animale che passa e basta. E ti ritrovi tu e tu. E là fai i conti anche con te stessa, con i tuoi limiti, con le tue paure, e torni a casa, come ho detto prima, vittoriosa e molto molto più forte di fronte anche a problematiche che spesso sono nulle rispetto a quello che può vivere un bambino di 5 anni lì. Annalisa, permettimi una domanda banale, però anche un po' per alleggerire invece qualcosa davvero di molto profondo. Tra l'altro tu devi andare via proprio un altro paio di minuti massimo, immaginando l'Africa, immaginando la savana, immaginando il buio, immaginando la notte, vi è un po' di filmografia che non aiuta, nel senso che ne so, un piccolo rumore si immagina il leone, il leone feroce che entra. Ecco, tu come hai vissuto questo? No, questo diciamo non ho mai avuto paura. Uno, perché appena arrivati queste comunità sono molto abituati a fare meeting di continuo, si riuniscono molto spesso e quindi appena arrivati, dopo questa calorosa accoglienza, come dicevo poc'anzi, ci hanno spiegato appunto e detto che non dovevamo preoccuparci di nulla perché eravamo in un territorio protetto e che non sarebbe arrivato nessun animale, eccetto che mucche, capre e pecore. Quindi anche la notte, se mi svegliavo alle 4 del mattino, uscivo dalla scuola da sola e poi rientravo senza alcun problema. Annalisa, per concludere Trekkina, ora si tratta di puntare, no, ulteriormente sulla tua città, magari sulla valle, ecco, tu cosa stai immaginando, cosa stai pensando? Perché sicuramente è un primo passo. È un primo passo perché poi, conoscendo il buon cuore lucano, per me è un dovere, un onore ritornare alle origini per andare avanti e portare a termine il mio obiettivo, che è enorme, però se ognuno facesse l'1% qualcosa potrebbe cambiare nel mondo.